Ispirazione quotidiana. Oggi sono consapevole che il mio corpo è vitalizzato dalle vive correnti della vita. Citazioni di oggi. La preghiera della fede salverà il malato e il Signore lo risusciterà. Lettera di Giacomo 5:15. Ama il mondo intero come una madre ama il suo unico figlio. Gautama Buddha. Ispirazione di oggi. Quando diciamo che il corpo è spirituale, non stiamo negando il corpo fisico. Il fisico è incluso, racchiuso nello spirituale. Se lo spirito o intelligenza divina ha ritenuto opportuno darci un corpo fisico, sarebbe assurdo pensare al corpo come a una illusione non degna della nostra attenzione. Dovremmo piuttosto pensare al corpo come a uno strumento spirituale. Sentite qui la geniale intuizione, che non è assolutamente mia, dei maestri del nuovo pensiero, in particolare di Emmett Fox, Ernst Holmes e Raymond Charles Burke. Sentite il processo di inversione, che è veramente potentissimo. Il mio corpo è il tempio dello spirito vivente. Ogni parte del mio corpo è in armonia con lo spirito vivente che è in me. Il mio corpo è sempre rinnovato nello spirito. C'è un sentiero di perfezione al centro del mio essere che ora opera in ogni organo, funzione, azione e reazione. Sentite il processo di inversione? Di solito siamo abituati a pensare allo spirito come a qualcosa che proviene da sopra, no? Che proviene da sopra e viene nel corpo. Qui l'invito è invece di invertire il processo. Portiamo il nostro corpo nello spirito, portiamo la nostra carne, i nostri organi, la nostra debolezza fisica nello spirito. Portiamo il basso nell'alto. Portiamo la nostra carnalità, eleviamola nello spirito. Vuol dire aprire un canale che da sotto va sopra. Siamo noi che ci alziamo, non aspettiamo che scenda su di noi lo spirito, la grazia, lo Spirito Santo, l'ispirazione. Portiamo il nostro corpo sopra. Questo è un processo che nel trattamento spirituale dei maestri del nuovo pensiero e della scienza della mente è molto praticato proprio per andare oltre il limite, il confine dell'attuale, del materiale, del manifesto, per entrare nella dimensione causale, salire nella dimensione superconscia e portare il nostro essere conscio e subconscio nella dimensione superconscia. Questo è l'aspetto teorico. Dal punto di vista pratico significa, e qui sono tantissimi oltre che i trattamenti, anche le ispirazioni che ci provengono soprattutto dal grande maestro Emmett Fox. Qualunque problema abbiamo, portiamolo su. Qualunque sensazione di debolezza, portiamola nell'alto. Vi ricordate quando abbiamo parlato del fatto di portare il nostro problema non come un problema, ma di portarlo nell'alto aspettando già la risposta, uguale per quanto riguarda il nostro corpo, uguale per quanto riguarda le nostre debolezze, aggiungo anche uguale per quanto riguarda le nostre pulsioni. Abbiamo delle pulsioni? Trasmutiamole in alto, portiamole in alto. Quella continua spinta al basso che ci proviene dal mondo materiale, portiamola in alto. Non sempre è necessario portarla in alto, non sempre, cioè le pulsioni sono male, sono sbagliate, ci mancherebbe. Ma noi sappiamo distinguere quando vi è un eccesso di pulsione, di compulsività, di irresistibile desiderio pulsionale. Lo sappiamo bene, non soltanto per quanto riguarda la sessualità, ma per quanto riguarda tutte le pulsioni materialiste che ci dominano. Sappiamo quando dominiamo le pulsioni e godiamo di esse terrestramente, passatemi questo termine che non so neanche se esista, e quando invece esse ci dominano e ci predominano. In quel momento noi dobbiamo essere in grado di trasmutare
trasmutare le pulsioni portandole in alto. Uguale i nostri problemi, ripeto, uguale le nostre sofferenze, uguale i nostri dubbi, i nostri timori. Non cerchiamo di risolverle, cose che non riusciamo a risolvere, problemi che sono troppo grandi per noi. Non cerchiamo di farlo, abbiamo un aiuto così grande, così grande. Portiamolo, alleniamoci a portare il nostro corpo nello spirito, alleniamoci a portare la nostra mente nello spirito, alleniamoci anche a portare il nostro oggi nello spirito. Intenzione di oggi. Sono ora reso vigoroso e integro. Possiedo la vitalità dell'infinito. Sono forte e in salute. La vita dello spirito è la mia vita. La sua forza è la mia forza. Sento che tutto il mio essere è rinnovato, rinvigorito e reso vivo. C'è una quiete completa e una pace perfetta al centro del mio essere, mentre attendo quella presenza che rende tutte le cose perfette. Ogni mio respiro è un respiro di perfezione. Sentite che bella intenzione. Naturalmente ogni nostro respiro non può essere un respiro di perfezione, ma sentite che bella tendenza, che il nostro, che bella benedizione. Io auguro a tutti noi che ogni nostro respiro diventi un respiro di perfezione, che vitalizza, rafforza e rinnova ogni cellula del mio corpo. Sono nato dallo spirito, sono nello spirito, sarò sempre nello spirito e sono spirito manifestato.